metropolitana, assessore alla cittadinanza e alle politiche sociali del comune di Palermo, l'architetto Lina Bellacca, già sovrintendente della nostra provincia e oggi consulente della nostra amministrazione, di cui siamo onorati, il professore Rosario Scaduto, bagherese, che insegna all'Università al Dipartimento di Architettura e che ci sta dando una mano d'aiuto per quanto riguarda i beni culturali. Ringrazio le molte professionalità presenti. Io penso che, siccome sarà una giornata intensa dove soprattutto dovremo lavorare e scrivere il nostro futuro, do la parola a Massimo Rizzuto, così proseguiamo. Aspettiamo la presenza della dottoressa Faraoni che sta arrivando, ci sarà un saluto del ministro Bonetti, così come arriverà un saluto anche del vicepresidente della regione Catania Arnau, impegnato all'assemblea regionale in commissione di lavoro. Prego. Grazie, grazie al sindaco, benvenuti a tutti, rinnovo il benvenuto, è stata fresca, quindi è stato anche un piacere penso per tutti partecipare a questa giornata di confronto. Come diceva giustamente il sindaco di Palermo, il sindaco di Bagheria, diciamo, è una persona che stimo particolarmente per una visione un po' particolare. Non è un momento di confronto, è un momento di programmazione. Il confronto evidentemente è insito nella programmazione, ma oggi scriveremo il futuro. Dei comuni che afferiscono, diciamo, ed è l'interno di Palermo, ma coinvolgendo e condividendo con il comune di Palermo che ha la gestione, diciamo, della maggior parte delle risorse scaturenti dalle programmazioni in essere, quindi condividendo con il comune di Palermo un percorso sicuramente virtuoso. Vedrete, assisterete, ci saranno delle slide che verranno proiettate, che daranno anche il senso di quello che si è fatto, di quello che si vuole fare, ma in più per la, diciamo, dai tavoli tematici. Io prima di introdurre, diciamo, gli interventi vorrei lanciare il video messaggio del ministro Bonetti, che ci teneva a essere presente, ma come giustamente diceva il sindaco Tripoli, per motivi impegni istituzionali pregressi non ha potuto. Quindi se possiamo dare via al video. È un video di come diceva il sindaco, anche i saluti della regione siciliana con il saluto a tutti i partecipanti. Grazie. Grazie al ministro Bonetti.
che ha centrato sicuramente, diciamo, il senso di quello che è la giornata di oggi. Allora, vorrei fare una breve premessa sul primo ospite, che, come diceva il sindaco prima, rappresenta l'assessore Cinzia Mantegna, rappresenta l'amministrazione comunale di Palermo e anche l'area metropolitana. Partire da un punto importante: noi spesso parliamo di politiche di welfare e siamo convinti che siano politiche settoriali, non è così. Nel ragionamento che si sta facendo in questa amministrazione, con la collaborazione dell'amministrazione di Palermo, si sta facendo un ragionamento, come si dice, a tutto tondo, considerando che per benessere collettivo si intende una molteplicità di interventi anche infrastrutturali che possano restituire alla comunità un benessere, diciamo, significativo. È chiaro che tutte queste aree di intervento, tutte queste risorse che vengono spesso assegnate con specificità che possono essere di infrastrutturazione, di innovazione tecnologica, di politiche sociali, andrebbero normalmente viste in un'ottica di sistema. Quindi sinergicamente andrebbero strutturate in un'unica programmazione che spesso le amministrazioni non sono in grado in generale di portare avanti in ottica, appunto, sistemica, e diventano interventi, io li chiamo a compartimenti stagni, spesso autoreferenziali. Quello che si sta tentando di fare è metterli a sistema. Allora, io presento, diciamo, l'assessore Cinzia Mantegna, che oltre a essere, quindi, rappresentante dell'amministrazione è anche un'amica. Cioè, è un tecnico del settore, è un bravo tecnico del settore. Abbiamo avuto la possibilità di collaborare tantissimi anni e tuttora, diciamo, la sua metodologia di lavoro, che è una metodologia molto con un'ottica bottom-up, quindi che proviene dal territorio, sta continuando a portarla avanti. Allora, passo la parola all'assessore Mantegna, che ci racconterà quello che l'amministrazione comunale sta facendo, sta tentando di fare con le mille difficoltà anche legate al momento storico particolare, e darà questo input per la futura programmazione condivisa che stiamo avviando. Grazie. Grazie per questo invito, grazie a tutti voi per essere presenti, vedo molto numerosi. Ho accettato con grande piacere l'invito che Massimo Pizzuto mi ha rivolto. Con Valeria penso di avere anche un legame affettivo, una relazione forte. Ci sono tante persone che conosco, o in alcune fasi di cose ho lavorato con l'amministrazione comunale di Valeria. E quindi ci sono dei legami veramente legati proprio al lavoro e anche a quelle relazioni che magari provengono da momenti di lavoro condiviso, ma che ci hanno fatto crescere insieme. Quindi abbiamo continuamente dei riferimenti con le mie colleghe che lavorano presso il Comune di Valeria. Massimo diceva, io sono un tecnico perché ancora prima di essere assessore
Io proporrei questo, vediamo se riusciamo, facciamo un cambio alla pari. E quindi la visione che viene proposta dal Ministero attraverso l'Agenzia per la protezione sociale è una visione che ha un ampio respiro, e quindi le amministrazioni locali sono state invitate, stimolate, supportate con gli interventi direi anche a pioggia per certi versi, perché veramente i fondi che stanno arrivando dall'Europa sono tantissimi, avere una visione più aperta rispetto a quella che è la singola amministrazione o addirittura l'ambito del distretto sociosanitario, perché in qualche modo ci eravamo presentati tutti quelli che lavoravamo nell'area della progettazione, della programmazione delle politiche sociali, a lavorare con una visione che era quella sociosanitario. Oggi il Ministero ci invita a fare invece oggi, ma già il piano è partito, perché è partito credo dal commento dal 2017, quindi siamo in pieno. La nuova, noi sì, 14-20, diciamo, è la prima, la programmazione, quella diciamo ultima. Diciamo concretamente siamo partiti almeno nella nostra città di Palermo nel 2017. E quindi adesso abbiamo anche un'altra possibilità che è una grande sfida per il Sud e per il Mezzogiorno. Faccio qualche domanda, così la diamo più di noi. Proprio ampio respiro a quello che sono i bisogni, quindi progettare degli interventi nel territorio che siano coerenti con i bisogni del territorio. Io mi permetto di fare una domanda all'assessore Mantegna. Sicuramente la vision dell'assistenzialismo, delle politiche pubbliche assistenzialistiche, diciamo, è superata. Sappiamo che le amministrazioni non sono riuscite a dar seguito, ma tra l'altro diciamo, è diciamo, una modalità che diciamo, sposa poco con le reali necessità del territorio. Queste programmazioni hanno spesso al loro interno stanziamenti specifici per le politiche attive del lavoro. Sappiamo che l'avviso 3 del 2016, che tra l'altro sta impegnando tutte le amministrazioni aggregate in distretti, fa proprio di questa politica attiva diciamo, il core della programmazione. Allora io faccio una domanda, perché una domanda, ogni amministrazione, ogni distretto ha una metodologia di lavoro differente, ma anche un modo di pensare differente. L'amministrazione comunale di Palermo, quindi il distretto sociosanitario 42, che poi è coincidente col 39 di Bagheria, come ha inteso, diciamo, come vorrebbe sviluppare diciamo, le programmazioni a seguire rispetto proprio alle politiche di inclusione? Perché il problema è soggetti svantaggiati, beneficiari di reddito di cittadinanza, per esempio, entriamo nello specifico, che rimangono nel circuito assistenzialistico perché inevitabilmente poi alla fin fine ricevono una cifra dallo Stato, un aiuto dallo Stato e le amministrazioni hanno difficoltà a far avviare, a far partire queste politiche attive. Voi come vi state? Ok, allora, stamattina mentre provavo a mettere in ordine diciamo, i miei pensieri rispetto a quello che volevo comunicare in questa sala, mi venivano in mente proprio questi due, diciamo, queste due grandi vie che stiamo percorrendo come città di Palermo, perché abbiamo un'ingente somma e anche là la parte diciamo, assistenziale, un po' dell'assistenzialismo, come lo vogliamo chiamare, è stata in qualche modo ripercorsa a vantaggio delle persone in grande difficoltà alla luce appunto dell'emergenza Covid. Quindi quell'aspetto è ancora assolutamente curato, anche perché continuano ad arrivare dei fondi dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro che riguardano proprio l'emergenza Covid e post-Covid, quindi ancora una volta per le famiglie abbiamo questa opportunità e questa possibilità che sono legate al fondo povertà, integrazione quella. Le politiche attive del lavoro, perché lì abbiamo previsto, così come prevede il Ministero, insomma, le misure
l'aspetto che riguarda i tirocini inclusivi è tutti gli aspetti che riguardano le politiche della casa. Nel Comune di Palermo abbiamo nel 2020 approvato il regolamento di inclusione sociale e quel regolamento di inclusione prevede in tutto il suo articolato tutta una serie di misure che vanno nella direzione di una presenza di corpo globale dei cittadini e delle famiglie, compreso l'aspetto che riguarda le politiche attive del lavoro. Ecco, c'è moltissimo da fare e la visione è proprio questa, quindi non portare avanti solo delle progettazioni o delle azioni così come sono state previste nella programmazione che riguarda i soggetti svantaggiati, ma lavorare anche in una visione che è quella di attivare politiche attive sul lavoro. Con Bagheria avevamo avviato, l'assessore che mi ha preceduto aveva avviato una concertazione, si può dire, un'intesa, ci sono tante parole oggi che possiamo utilizzare, una visione unica che riguardava il microcredito e il fondo appunto di aiuto che andava proprio in questa direzione rispetto al rito che può aiutare le famiglie e ai cittadini che si trovano in questa situazione. E questo diciamo l'impegno che io posso portare avanti oggi, di dare seguito a questa, a questo inizio di intesa come città di Palermo. Sì, e la collego con la Casa della Salute. Lei ora ragionare in questa ottica, quindi avere una visione di ampio respiro che non è solo quella legata al Comune di Palermo, sebbene conoscete tutti la realtà della mia città o della città che rappresento, è una città molto grande che ha veramente delle grosse problematiche rispetto alla povertà educativa, rispetto alla povertà in genere, che è legata sempre al tema del lavoro e della casa. Ecco, quindi con il nuovo regolamento abbiamo provato a dare impulso a questi aspetti di presenza e collaborazione delle famiglie, con questo ente che è l'Agenzia per la Casa, e quindi stiamo andando in questa direzione e stiamo sviluppando tutte quelle misure e azioni che sono legate proprio agli aspetti rispetto al lavoro. Allora, io ringrazio l'assessore che sicuramente avremo modo nel corso della giornata di risentire e volevo fare anche una ulteriore così allora ecco, anche i microfoni sono stanchi. Quindi dicevo, e volevo ulteriormente dare qualche altra informazione. Intanto volevo fare una premessa rispetto a quello che è già stato detto e che secondo me è molto importante. A suo tempo, quando si negoziò col Ministero, io ho avuto la fortuna di accompagnare questa prima programmazione con l'amministrazione centrale precedente. E la prima cosa che dissi io, quando stavano destinando tantissime risorse a quello che era prima il reddito di inclusione, ancora prima il PONSIA, io dissi, ma come facciamo a riqualificare un territorio attraverso soggetti che hanno le capacità di potere ma non hanno in questo momento la possibilità economica, senza coinvolgere il tessuto produttivo imprenditoriale? Il tutto deve partire dal tessuto produttivo. Se io aiuto un soggetto percettore a acquisire competenze con i percorsi formativi, gli do anche un qualcosa che gli consente di andare avanti e di investire nel proprio futuro. Se non creo le opportunità di lavoro sul territorio, il percettore del reddito rimane nel circuito assistenziale, quindi assistenzialistico. A questo punto bisogna puntare sul tessuto produttivo, quindi la direzione che si sta prendendo è quella di mettere a sistema risorse differenti per creare una grande programmazione che vedrà lo sviluppo significativo del territorio e la possibilità, quindi da parte delle imprese sostenute, di acquisire capacità professionali che vengono formate grazie al PON Inclusione. Altro progetto
che stavamo condividendo, concertando con l'amministrazione comunale, era il progetto legato alla Casa della Salute, che evidentemente vede impegnata a tutto tondo, diciamo, l'ASP di Palermo, l'ASP 6, che è rappresentata dalla dottoressa Faraoni, che è ora, alla quale darò subito la parola. Questo bellissimo progetto è un progetto che non vede solamente sul territorio attivare un ulteriore presidio, quindi a supporto della cittadinanza, che sicuramente rientra nella mission principale del finanziamento e dell'attività della progettualità, ma vede anche al suo interno, in uno spazio molto grande, investire in una tematica che è quella del sostegno alla disabilità, però intesa in maniera un po' più innovativa. Quindi lascerei intanto la parola alla dottoressa Faraoni per un saluto, diciamo, dell'ASP, e poi tornerei su questo punto, perché secondo me è un punto focale, nodale, importante, che lega ancora di più Palermo a Bagheria. Grazie. Ringrazio tutti, chiedo scusa per avermi invitato, mi faccio così conferma che la città di Palermo è abbastanza ostico e difficile da superare, quindi chiedo scusa a tutti. La giornata di oggi mi pare che sia una giornata che pone una pietra miliare, secondo me, in una comunità di quella di Bagheria, che dovrebbe servire a questo punto d'esempio a tutte le amministrazioni comunali di questa regione, perché penso che sia arrivato il momento per poter iniziare un percorso che secondo me è rivoluzionario. È rivoluzionario perché questa è un'occasione, direi, unica. Forse subito dopo la Seconda Guerra Mondiale è una prima occasione vera che si presenta alla nostra comunità, e come quella fece crescere questa comunità, perché ci ha dato l'opportunità di avviare percorsi di vita sociale completamente diversi da quelli che avevamo vissuto sino a quel momento, allo stesso modo questa fase, questo particolare momento della nostra Europa, della nostra nazione, della nostra regione, segna la fase di rinascita. Quella che dovremmo noi iniziare in questo momento è un'ulteriore forma di rinascimento, una modalità alla quale la nostra popolazione non è assolutamente estranea. E in questa fase noi dovremmo riuscire a ripensare, e mi piace questa idea che è stata presentata in questa occasione, di presentare l'idea di una città che vuole sviluppare un modello di vita sociale che la avvicini sempre di più alle grandi città europee, dove la logica del superamento dell'assistenzialismo, dove la logica del favorire le attività produttive presenti all'interno della nostra comunità, dove la logica del lavoro diventa di ideazione di un nuovo modo di vivere la nostra città e la nostra socialità, se riusciamo a far introdurre e a mettere in fattivo ciclo produttivo queste risorse soltanto se riusciamo a superare i limiti della illegalità. Perché la illegalità è la prima azione frenante a qualunque sviluppo. Se noi pensiamo di utilizzare queste risorse con la destrezza di alcuni che poi conducono il tutto ad un facile profitto, avremo
Allora, se noi riusciamo ad introdurre la logica della produttività fine allo sviluppo della comunità e non fine ad altri secondi e reconditi interessi, se noi mettiamo la logica della programmazione nel senso di sviluppare occasioni di lavoro che siano la principale forma di inclusione alla vita sociale, la principale modalità di vivere il nostro essere cittadini di una comunità, allora è chiaro che questa occasione diventa un'occasione fondamentale di cui si ricorderanno le nostre generazioni future, esattamente come noi che non abbiamo vissuto la seconda guerra mondiale stiamo vedendo e pensando a quel momento in cui arrivarono dentro le nostre case gli elettrodomestici, in cui asfaltammo le strade, in cui abbiamo avviato le vie di comunicazione con il resto del mondo, che ci hanno avvicinato al resto del mondo e ci hanno fatto conoscere il resto del mondo. Ora noi in questo contesto non possiamo certamente dimenticare che la principale forma di sviluppo e garanzia di una comunità è quella di promuovere comunque in essa condizioni di sicurezza di vita anche dal punto di vista sanitario. La sicurezza sta nel fatto che dobbiamo avere la certezza dei percorsi. Creare questo nuovo polo all'interno della comunità di Pavia, come probabilmente faremo in tante altre comunità, grazie alle opportunità che questo piano di integrazione di risorse, che possiamo definirlo così, a nostra disposizione ci darà, noi avremo la possibilità di creare un punto in cui la nostra vita possa essere presa in considerazione in quella formula che è stata vincente della prevenzione, cura e riabilitazione, e prendersi cura soprattutto dei più fragili attraverso forme semplificate, ma anche attraverso forme che diano la chiara rappresentazione di quello che è il percorso di ogni soggetto fragile, la chiara rappresentazione di tutti gli elementi che vanno a sostegno del soggetto fragile, perché è una cosa che la nostra Europa ci rimprovera e che forse non facciamo abbastanza nei confronti dei soggetti fragili. In verità non è così, in verità non abbiamo messo in sequenza, in ordine, tutte le azioni che tutte le istituzioni compiono quotidianamente, a partire dalla comunità, a partire dall'amministrazione comunale, fino ad arrivare naturalmente all'ASP, mettono in sequenza a supporto, con ordine, mettono in sequenza a supporto del fragile. Cioè noi non abbiamo avuto la capacità di rappresentare tutto quello che facciamo. Oggi per fortuna questo strumento c'è, abbiamo già, grazie anche qui ad un contributo europeo che abbiamo saputo mettere a profitto, siamo riusciti a creare una piattaforma che ci consente di prenderci carico del cittadino rappresentando ogni passaggio fragile, ovviamente, rappresentando ogni passaggio che questo compie all'interno delle nostre istituzioni, quindi anche in questo stiamo in qualche modo digitalizzando il nostro modo di gestire la sanità e quindi la salute. L'ASP non può essere che il soggetto partecipe di tutto questo, non può essere che il soggetto sostenitore di tutto questo. Ed è anche, non dimentichiamocelo, un soggetto che in questo momento impiega in questa provincia oltre 5.000 dipendenti. Quindi noi ci pregiamo di essere una grande azienda, ci pregiamo di essere un soggetto erogatore di opportunità di lavoro non assolutamente da porre in discussione, perché a questi 5.300 o 400 dipendenti bisogna aggiungere tutto l'indotto, che è fatto di tutti i servizi esterni che noi acquisiamo attraverso le aziende. Ecco, allora riuscire a immaginare e a realizzare percorsi che nel nostro futuro ci
mettano direttamente in contatto più di quanto siamo riusciti a fare fino ad oggi con le nostre amministrazioni comunali, ma non soltanto come soggetti erogatori di salute, ma come operatori economici di questa regione, noi pensiamo che possiamo cambiare fortemente il nostro ruolo e possiamo, in una visione di integrazione di azioni, produrre un maggiore benessere, un maggiore beneficio a tutta la collettività che noi siamo chiamati a servire. E cerchiamo di farlo con la robustezza, con la dignità di questo ruolo, con l'onore e gli oneri di questo ruolo, ma in una visione costante in cui l'insidia della illegalità è sempre presente ed è sempre da condannare e da naturalmente mettere al bando, perché questo deve essere il nostro principale motore di azione. Grazie. Come vedete, stiamo affrontando degli aspetti diversi di quelli che poi sono anche le linee direttrici del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, perché si parla ovviamente di politiche sanitarie, di politiche sociosanitarie. Abbiamo la presenza, dicevo prima, dell'architetto Bellanca e del professore Scaduto, che ci racconteranno Barilia come era, come è, e soprattutto un focus particolare sui beni culturali nostri. Noi veniamo definiti, siamo stati definiti come città delle mille, ma molto spesso, ecco, probabilmente questa locuzione non l'abbiamo riempita di contenuti. E quindi è stato fatto una buona parte del lavoro, vedo la direttrice, la dottoressa Locascio, che ringrazio, che per tanti anni è stata direttore del Museo Cuttuso. Adesso abbiamo un'opportunità con i fondi europei e penso che dovremmo avere anche la capacità di rivedere in maniera diversa quella che è l'utilizzo dei beni culturali, ma questo lo approfondiremo più avanti. Tra le persone che devono essere presenti, ma che ci hanno mandato un video, c'è la dottoressa Maria Barcellona. La dottoressa Maria Barcellona probabilmente molti di voi la conosceranno, è una ragazza bagherese che lavora fuori, al momento è a Zurigo, viene spesso a Bagheria ovviamente perché abita qui, ed è una dottoressa. Marina, un contributo a Maria. Lo abbiamo chiesto perché Maria è una delle top manager a livello internazionale che sta dando un contributo importante alle attività per cui lavora. È stata responsabile della Coca-Cola per quanto riguarda il gruppo legale, adesso è in board invece di un gruppo di una società a livello internazionale. Abbiamo chiesto noi un contributo a Maria perché molto spesso noi parliamo di una città come quella di Bagheria che si vuole aprire all'esterno, senza renderci conto che per aprirci all'esterno dobbiamo diventare anche appetibili all'esterno. Abbiamo bisogno anche di diventare una città che possa diventare appetibile a degli investitori stranieri che possano decidere di investire sul territorio per portare sviluppo e benessere. Chi è un po' più grande di me si ricorda che nel lontano 2008-2009 ci fu una società francese che venne a Bagheria che aveva intenzione di acquistare, Dora si ricorderà, il mulino Buffalo, perché l'idea di un mulino nostro del 1900 abbandonato era di realizzare lì un polo culturale che potesse mettere insieme Villa Cattolica, l'ex fabbrica della Sicilcalce e il mulino Buffalo. Poi, probabilmente perché la nostra città in quel momento non era appetibile a investitori stranieri per una serie di situazioni legate anche all'erogazione dei servizi, a un'apertura della nostra città, non se ne fece più nulla. Ecco, io penso che uno spunto di riflessione che voglio dare a coloro i quali parteciperanno ai tavoli tematici è capire anche in che modo la nostra città può diventare una città appetibile agli investitori stranieri che decidono di investire sul nostro territorio, perché non vi è dubbio che quando parliamo di programmazione non possiamo parlare soltanto di programmazione e quindi la ricerca di risorse da parte delle amministrazioni, sia esso il comune o organi sovracomunali come il GAL, come il GAC, come le agenzie di sviluppo, ma la programmazione significa anche avere la capacità di diventare appetibili. E quindi il video che adesso Maria
che Marina manderà della dottoressa Barcellona, ecco, ci rappresenterà un piccolo spaccato di una donna bagherese che con occhi diversi e probabilmente anche più obiettivi dei nostri guarda la sua città, dandoci qualche suggerimento in più per come poter migliorare il nostro territorio. La luce l'aspetta, la luce l'aspetta. Grazie.
però cercando in un modo meccanismo attraverso il quale si possa incentivare e sostenere le attività di ti introduco io stesso. Questo era in sintesi il messaggio di Maria. Prima di passare per chiedere un contributo all'architetto Bellanca e alla Federica Lupo, volevo soltanto brevemente raccontarvi quello che noi abbiamo fatto da quando noi ci siamo insediati. No, no. Rispetto alla programmazione, che penso non sia esaustiva di quella che deve essere una programmazione complessiva di un territorio, perché io penso che ci debba essere una programmazione come dire, infrastrutturale, ma ci deve essere anche una programmazione immateriale che però porti un benessere del benessere nel territorio. Se noi guardiamo le slide, se Marina li mette visibili, intanto noi abbiamo costituito un gruppo di lavoro che si chiama Valeria Gandieri, che è composto da varie professionalità, che stanno dando ed ovviamente è aperto al lavoro dell'esterno, una serie di professionisti che volontariamente stanno dando una mano d'aiuto alla città e all'amministrazione, perché chiaramente io non sono un tuttologo, ho le mie carenze anche in alcuni settori strategici per amministrare un territorio, e quindi uno deve avere la capacità di mettersi accanto persone che possono suggerire e dare una mano d'aiuto per lo sviluppo del territorio. Abbiamo creato questa cabina di regia, dicevo, la Bagheria Cantieri aperta alla città, e quindi chi volesse partecipare può partecipare, e oggi sei dall'inizio e la continuazione di un percorso, e in questi anni, dicevo, abbiamo presentato rispetto alle varie fonti di finanziamento comunitarie e nazionali una certa programmazione che si concretizza, mani la slide, le slide con ecco, vai avanti. Allora, questo è quello che noi abbiamo presentato da quando ci siamo insediati, da maggio 2019. Abbiamo presentato una programmazione complessiva richiesta di finanziamento pari a 67 milioni 083. Di questi 67 milioni, i finanziamenti già concessi sono 23.288.422 euro, più 10 milioni e zero spiccioli di agenda urbana. Quando noi ci siamo insediati a maggio del 2019 avevamo trovato una programmazione di fatto prodotta dalla città di Palermo che coinvolgeva, qui c'è Daniele Emo che ci ha seguito in questo percorso, Bagheria, e c'erano delle somme poste per la città di Bagheria dove ovviamente ancora mancava tutta la fase progettuale. A settembre del 2019 è stata firmata l'agenda urbana di Bagheria per Palermo e abbiamo iniziato a presentare una serie di progetti rispetto a quelle linee specifiche che compongono un totale di 10 milioni di euro. Quindi il totale ad oggi del finanziato rispetto alla programmazione di 67 milioni, compresi i progetti di inclusione sociale dell'emergenza Covid, che sono arrivati ovviamente con la pandemia, pari a 7.786.000 euro, sono 33.296.000 euro. Siamo in attesa 296.185 risorse. In attesa di finanziamento siamo cercando di capire se ha messo a finanziamento o se ha messo a finanziamento ma non in graduatorie ma non finanziati. In attesa sono 43.795.000 euro. Tutto ciò per dire che nonostante in questi due anni noi con l'amministrazione di Bagheria, ma immagino anche le altre amministrazioni, ci si presenta e si fa trovare pronti per la presentazione dei progetti, quindi devo ringraziare l'ufficio programmazione del Comune di Bagheria che lavora in modo serio, seppur con la carenza di personale, abbiamo ritenuto opportuno però cercare di andare oltre, perché questo non basta. Molto spesso negli anni si sono ricevuti finanziamenti, si sono realizzate delle opere che poi non sono state funzionali al territorio. Per un'opera diventare funzionale al territorio deve diventare un'opera del territorio. E quindi oltre a questo tutto quello che avviene dopo lo dobbiamo programmare il più possibile insieme. Il senso di oggi è questo.
programmare insieme. I tavoli del pomeriggio saranno per noi strategici e fondamentali, perché quello che verrà detto nei tavoli che saranno coordinati, le funzionari del comune, ma degli esperti, da Massimo, dalla Redempo, Lazia Menta, Santo Lopipero, Rosario Strafuto, l'architetto dell'Anca, allora serviranno per noi continuare il percorso che abbiamo fatto, in qualche modo anche in solitudine, in questi due anni insieme a voi, per poter lanciare e rendere più sostanzioso quello che era un programma che noi abbiamo presentato ai direttori del 2019. Chi si candida presenta un programma ai direttori, delle cose che vuole fare. Noi pensiamo che soltanto questo non basti, dobbiamo lasciare qualche cosa che sia della città, di tutta la città, e quindi voi diventate fondamentali. Questo è quello che noi abbiamo fatto in questi due anni. Ancora c'è tanto da fare, proprio per questo chiedo all'architetto Bellanca e al professore Scaduto di darci qualche traccia in più rispetto a quello che noi dovremmo fare nel pomeriggio su un settore importante. Noi diciamo sempre che dobbiamo diventare una città turistica, dobbiamo vivere delle nostre ville, le ville devono diventare un motore economico. Queste sono belle parole, probabilmente in alcuni casi ci si è riusciti, in altri no. I punti di forza, di criticità, quello che noi eravamo, quello che stiamo diventando, è quello che potremo diventare insieme. Quindi penso che il contributo vostro in questa prima parte della mattinata sia fondamentale per il proseguo appunto pomeridiano. Sì, grazie. Intanto ringrazio il sindaco perché mi ha voluto coinvolgere in questa avventura bagnarese. Io ho ancora fino a pochi mesi fa in un'unità regionale e mi sono trovata per 3 anni di vendita e mi ero preoccupata anche in modo particolare spesso direttamente e mi sono ritrovata adesso con questo incarico a ricostituire una piccola squadra che a suo tempo aveva contribuito al recupero particolare di Villa Cattolica e di Carne, diciamo, un museo che secondo me è di straordinaria importanza. E Rosario Strafuto, la dottoressa Locascio, sono una piccola squadra che stiamo costituendo di supporto chiaramente all'amministrazione comunale e ai suoi uffici, perché poi sono loro che portano avanti realmente e concretamente le iniziative. La cultura, nel settore cultura, non può essere visto isolatamente, è stato già detto in particolare da altri, però io voglio dire anche come esperienza personale e la voglio ricordare visto che c'è qui l'assessore comunale del Comune di Palermo e della città metropolitana, perché ho vissuto insieme a tanti la rete che si è costituita sulla cultura nell'anno 2018 con Palermo Capitale della Cultura, per poter creare effettivamente un significativo volano di iniziative collaterali a quello che può portare l'investimento su temi culturali. È bene che si crei una rete, e la rete è necessario che sia collettiva con tutto quello che c'è di culturale nella città di Palermo, ma anche nel territorio. E quindi il rapporto con il Comune di Palermo, con la città metropolitana, è fondamentale, perché non a caso vi sono a Palermo altri musei di arte contemporanea con cui si ci può generare, si pensi al Viso, ma si pensi anche a Sant'Elia, e quindi a tutte quelle iniziative che si sono sviluppate e moltiplicate e che hanno determinato effettivamente quell'anno la crescita di una serie di iniziative da parte dei privati che hanno trovato opportunità di lavoro, perché i flussi turistici sono stati assolutamente straordinari. C'è stata quell'anno una crescita del 30% rispetto a tutti gli altri anni precedenti dei flussi turistici su Palermo e sul territorio. Rispetto a tutta Italia la crescita è di percentuale assolutamente straordinaria. Purtroppo quello che è successo dopo con il 2019 e con il Covid ha sicuramente creato delle difficoltà, però noi su questo dobbiamo puntare. Cosa abbiamo sviluppato insieme a Rosario Strafuto? Vogliamo prima di tutto fare vedere che cos'era questo territorio prima della nascita di Bagheria, perché Bagheria è un territorio che nasce molto recentemente. Abbiamo, se possiamo fare qualche immagine, abbiamo una cartografia
era giusto la sede in cui oggi noi siamo, perché evidentemente c'era già un insegnamento che aveva costituito a volte schematico, che è quello che era il primo nucleo di un insegnamento abitativo su cui intorno a cui poi si è sviluppato l'abitato. E l'unica strada di collegamento è quella che ancora oggi è la strada 113. Se poi vediamo gli sviluppi successivi, cosa è successo dalla formazione di questo complesso dei principi di tutela? Ci sono stati gli assi, che sono poi gli assi principali che hanno determinato la crescita poi dell'abitato. Sono assi che nel Settecento sono gli assi visuali sul territorio, si aprono sul territorio e quindi le visuali sono quelle sul Golfo di Palermo, il rapporto tra Bagheria e Palermo è in tutte le immagini dei quadri di rappresentazione del paesaggio, perché è, fa parte sempre del Golfo, chiude con il Monte Capafango, quello che è il grande Golfo di Palermo. E l'altro asse, poi sul Berto di oggi, che guarda verso invece il Golfo di Termini Terrestre. Su questo territorio emergono altri piani, altri assi fondamentali che sono quelli della crescita, semplicemente delle ville, le famose ville bagheresi, che in parte, devo dire che per un arco temporale di un secolo, sono rimaste assolutamente perfettamente leggibili nei loro impianti. Se noi infatti scorriamo ancora qualche immagine più velocemente, perché capisco che le cose poi da dire sono anche tante, ecco il rapporto che vi dicevo della città con il Golfo di Palermo, il Monte Pellegrino in fondo, sulla sinistra è leggibile l'impianto della villa di Darosa e del complesso che emerge su tutti del complesso di Butera, che è appunto la sede in cui siamo, già intorno a Butera e sotto un piccolo nucleo, e siamo ai primi dell'Ottocento. Lo sviluppo successivo, altre immagini che mettono in evidenza il valore architettonico di questo complesso che dice di Butera, con le torri che ancora oggi noi abbiamo, per cui, su cui si può ancora perfettamente lavorare per la riconfigurazione di questo straordinario complesso monumentale, e il rapporto sempre con il paesaggio circostante, ancora molto campagna. Il rapporto è alcuni piccoli insediamenti, campagna, mare, quindi la visibilità anche tra il traguardare il mare dalla villa era assolutamente ancora salvaguardato. Il paesaggio non è solo quello delle ville bagheresi, il rapporto con il Monte Catalfano è stato citato con questa meravigliosa immagine del Boiano che è conservata dalla galleria appunto di Palermo, in cui emerge la villa San Marco nel territorio di Santa Flavia, siamo però al confine e quindi la visione diciamo anche qui verso il mare diciamo nella direzione di Santa Flavia. Già comincia ad esserci un addensamento un po' intenso rispetto al nucleo abitato e rispetto alla campagna, però è ancora perfettamente leggibile Villa San Marco che abbiamo visto poco fa, Villa di Darosa ancora isolata rispetto all'abitato e siamo già però alla fine dell'Ottocento, quindi dobbiamo considerare come lo sviluppo sia stato ancora lento e ancora le ville conservano i loro viali di ingresso e il loro parco intorno, quindi gli spazi di pertinenza. Questa immagine della metà dell'Ottocento dell'Istituto Geografico Militare è quella che già ci fa capire come rispetto agli assi di cui abbiamo parlato, questo Butera e questo Vento, si è attrezzato l'abitato. È un'immagine che dobbiamo memorizzare perché rispetto a questa data, 1850, possiamo arrivare a 1960 e siamo più o meno ancora lì, dove l'unica cosa che effettivamente stravolge un po' il contesto è la realizzazione della ferrovia che interrompe l'asse di collegamento che c'era fra San Cataldo e Villa Cattolica, che è diventato poi adesso, come luogo è, un asse della statale 113 che con un incroci abbastanza pericoloso è divenuto un percorso che ha interrotto la continuità e la leggibilità tra questi tre importanti insediamenti storici della città. E il nostro amico professore Scaduto da quella carta aveva potuto tirar fuori una immagine appunto del territorio con la caratterizzazione delle
intensivi, perché tutte le linee private avevano questi lunghi viali con le posizioni panoramiche da cui si poteva godere il paesaggio intorno e che ancora oggi, pensate a Villa Grammarca, conservano ancora questi lunghi viali e Villa Sant'Isidoro, che sono effettivamente una singolarità e che sono proprio la caratterizzazione tipologica delle ville del Settecento palermitano anche nella Piana dei Borghi. Qui a Pavia si sono conservate in numero significativo. E qui infatti ecco la ferrovia, che è un tracciato diciamo, che viene costituito già tanto tempo fa, che è immutato fino agli anni 60. Abbiamo soltanto un'immagine che era del bollettino d'Italia Nostra, in cui appunto avevamo ancora questa configurazione assolutamente cristallizzata con le varie ville di Pettorno e un abitato che si era addensato intorno agli assi principali. La sintesi di questa evoluzione in un elaborato che è il laboratorio del Dipartimento di Architettura, dove appunto svolge la sua attività il nostro architetto Rosario Scaduto, ci dà il segno di come invece rispetto a quella visione assolutamente identificabile, immediatamente identificabile delle singole ville, tutto ciò è venuto meno. In modo particolare quelle più sacrificate sono proprio Tudera, che trova depauperato il suo parco e l'isolamento rispetto alla sua certosa. Poi noi parliamo di quello che è successo intorno a Villa Paladonia, che era una delle ville più visitate negli agitatori stranieri del Settecento e ricordata praticamente da tutti per la sua singolarità e particolarità. Qui vorrei passare un attimo adesso la parola a Rosario, che sicuramente come docente del corso di architettura. Ora si sente, ora si sente. Ha sviluppato nel corso di questi anni una serie di ricerche insieme a tutti gli allievi dei suoi corsi che ci consentono di individuare sia gli spunti progettuali, di ipotesi progettuali, ma soprattutto di conoscenza e di impiego che è fondamentale ai fini delle progettazioni di restauro dei monumenti stessi. C'è un testo del 1736 di un certo Francesco Nico Silva, intitolato Il potere fruttifero e divertente. Ecco, l'idea che ci possa essere uno stesso luogo che sia luogo di produzione, in quel caso era una produzione agricola, è un luogo di piacere, un luogo di godimento, quindi dove le due cose possono essere assieme, ma soprattutto partisse tutto dalla produzione, in questo caso ripeto agricola, ma che arrivasse alla felicità, cioè al tema del stare bene, stare in salute, godere di un territorio. Ecco, questo tema, anche se il volume è del 1736, ben è interpretato da Giuseppe Branciforti, colui che volle, siamo alla metà del 600, volle costruire una residenza fuori dalla città di Palermo, ma volle creare a Bagheria una sua città, la sua città, dotando non solo l'abitazione dove stare lui con la sua famiglia, i suoi figli, ma anche portandosi quelli che noi chiamiamo oggi servizi, il teatro, facendo costruire il teatro, chiaramente la chiesa, altri servizi e anche, soprattutto, degli ambienti che fossero legati alla produzione agricola e all'allevamento per produrre un surplus da immettere nei mercati della città di Palermo. Salvatore Branciforti, Giuseppe Branciforti, colui che ha voluto ed è qui rappresentato, uscendo si vede sulla facciata, ecco, l'arrivo a Bagheria era da questo lato, da Palermo. Bisognerà aspettare 100 anni dopo, perché andiamo avanti. Ecco, perché Salvatore
invece desse a Bagheria uno schema urbano, la cui derivazione è sicuramente di origine è urbanistica romana, è sicuramente urbanistica che ha a che fare con il tema della geometrizzazione del territorio. Quindi costruire due assi, tagliare, mettere un segno, una croce, benedire il territorio, è quello che Salvatore Dragimonti fa. A proposito, in questa occasione mi piacerebbe invitare l'amministrazione comunale a cambiare l'intitolazione di piazza Vittorio Emanuele III, piazza Matrice, e intestata a Salvatore Dragimonti, perché il re Vittorio Emanuele III è il re delle leggi razziali, è il re eccetera eccetera che scappa. Quindi mi sarebbe molto interessante cambiare il nome della piazza da Vittorio Emanuele III a Salvatore Dragimonti, perché è lui che ha veramente costituito una città Bagheria, ma è una città europea, come segni di architettura e come segni urbanistici. Andiamo. Ecco, i viaggiatori, poco fa ne parlava l'architetto dell'altro, la maggiore intelligenza europea che qui ha, come dire, a Bagheria si ritrova. Qui a Bagheria viene a trovare quello che ha desiderato. Andiamo avanti. Andiamo. Ecco. Quando ho parlato di potere fruttifero e potere dilettevole, ecco, perché coesistevano le cose. Il parco di Villa Butera è un parco per la maggior parte piantumato ad agrumi. Esistono documenti dove botti di succo di arancio, succo di limone viene venduto nel mercato di Palermo per la produzione di che cosa? Dei gelati. Quindi l'idea che il limone fosse una pianta di piacere, ma nello stesso tempo una pianta redditizia e una passante a Bagheria, come il vino, come la produzione di vino. Altre immagini del parco, la famosa porta che ha chiamato in sala il salone, il viale, andiamo avanti, e la cosa. Che parte da quello che è stato detto. Comunale che compra questi lotti, ma saranno costati 4.000 metri quadrati. Tutto il resto è lottizzato dai proprietari. Sono gli eredi dei Bragiporti, sono gli eredi di Moncada Lanza che vogliono lottizzare. Un giovane ingegnere bagherese viene incaricato dalla famiglia e vengono questo tutto quello che era il parco
i materiali come gli arredi che poco fa abbiamo visto, come le guglie, i sedili, a proposito, vengono demoliti per colmare i dislivelli, perché i compratori dei lotti dovevano comprare il terreno già pronto per poter certificare le case. La fontana viene messa in vendita, non la vuole nessuno, e allora gli stessi Moncada, che oggi sono i proprietari, la trasferiscono a Villa Gravina, dove andiamo là. Ecco, questa immagine fa vedere come, ecco questa chiaramente, come la parte centrale è stata, lasciata libera negli anni Ottanta. Questa piazza ha avuto una prima sistemazione, recentemente ne ha avuto un'altra, ma se l'effetto è questo, evidentemente non si è trattato, cioè non è stato neanche ripiegato in alcuni segni, come i viali, questi assi, non ricordano per niente quello che era la certo, sia il giardino che si estendeva fra la sala. Se vuole forzare l'ordine per la presenza. No, poi te lo passo e tu chiudi dopo. Ecco qua, questi sono degli esercizi, sono delle proposte a proposito di Palazzo è lunga però questa presentazione che, sono delle idee, dei suggerimenti, ma hanno un valore, il valore della capacità di immaginare cose possibili che però ricuciano la realtà odierna con un pensiero, con uno sviluppo futuro possibile, e quindi recuperare i segni degli assi. Forse bisognerà anche pensare con una mente nuova, che probabilmente tutto ciò che è stato fatto non per forza deve essere mantenuto, non per forza. Andiamo avanti. Ecco qua, ci sono delle idee, vedete l'immagine in basso, certamente nessuno pensa di andare a espropriare un intero quartiere, però forse dobbiamo immaginarci un sistema, un qualche cosa che, mi dispiace dirlo, schermi, protegga questo sito, Palazzo Butera, rispetto a quello che invece è stato costruito in parte anche con concessione o licenza edilizia. Andiamo avanti. Riprendo un attimo io il tema, perché voglio ritornare al concetto principale della nostra visione, diciamo, futura. Bagheria, il comune di Bagheria, rispetto credo a tutti gli altri comuni della Sicilia, ha un privilegio straordinario, perché io non credo che siano tanti i comuni che hanno e posseggono un patrimonio monumentale di tale rilevanza. San Carrato, che è una provincia regionale ma in concessione al comune, quindi in uso, Villa Tutò e Villa Cattolica sono tre monumenti straordinari, sia dal punto di vista architettonico, ma anche proprio per il loro inserimento rispetto al contesto. E miracolosamente, possiamo dirlo, visto quello che è successo in altre situazioni, sono ancora perfettamente recuperabili. Qui ho voluto prendere uno straccio dal vostro piano regolatore e da un particolare documento che individua proprio nell'ambito 3, quello relativo a Villa Cattolica, la possibilità di studiare dei progetti speciali ad hoc, e io credo che sia questo il punto di partenza delle iniziative per la valorizzazione di questo patrimonio, perché penso che chi viene a Bagheria, così come prima poteva farsi nel 700 in giro delle ville senza rischiare di essere investito o dal treno o dalle macchine, oggi tra i tre momenti di proprietà comunale è difficile anche a piedi raggiungere l'uno e l'altro, e questo è il primo problema. La mobilità è diventato il tema fondamentale di tutte le accessibilità ai monumenti, e Palermo in questo momento che sta vivendo una crisi profonda sotto questo aspetto, perché praticamente
meglio, Lorenzo, secondo me se lo tieni tu è meglio. No, ma non è meglio, posso. E lo sappiamo tutti con i problemi ora del Ponte Corleone, dell'uscita dalla città, i ritardi che ci sono. Ormai da molto tempo io trovo che alcuni comuni della provincia sono più facilmente raggiungibili con la ferrovia. E il vantaggio enorme che ha la ferrovia è che la ferrovia lascia a Villa Dutò, cioè nel pieno centro dell'abitato. E sulla ferrovia si può portare i monopattini, si può portare la bicicletta, quindi chiunque potrebbe con facilità raggiungere questi monumenti senza grande difficoltà abbandonando l'automobile. In ogni caso, se vuoi la moto, l'auto, c'è pure un bellissimo parcheggio già esistente, già pubblico, e quindi da questo punto di vista io divido nella Villa Dutò il punto di partenza di un itinerario culturale che deve assolutamente poi coinvolgere San Cataldo e Villa Cattolica. Però bisogna trovare con facilità, senza aspettare progetti di lunga scadenza che possono essere anche molto lenti nell'attuazione, miglioramenti degli svincoli, sovrappassi e varie. Bisogna trovare subito delle soluzioni, perché io credo che per esempio il turismo culturale oggi si muove in autonomia, non ci sono più prevalentemente i gruppi organizzati e quindi la possibilità di incentivare soprattutto un turismo culturale si muove in generale da solo e ha bisogno di avere facilità di accessibilità. Villa Cattolica è il cuore pulsante dal punto di vista culturale perché è un museo straordinario che ha delle potenzialità ancora enormi da sviluppare attraverso l'acquisizione del mulino e dell'area della Sicilia Calcio. Ma già di per sé costituisce un museale di straordinaria rilevanza perché può assorbire a sé dal proprio centrale le collezioni e nelle parti dei corpi bassi tutti quei servizi esterni che possono essere di supporto e di attrattività per chi vuole visitare un museo. E questo consentirebbe poi anche di legare l'attività di promozione culturale alle attività dei privati che operano nel settore dei servizi culturali, perché certamente la Villa Cattolica senza grande difficoltà potremmo costruire un buccio, un ristorante, un posto di ristoro, delle mostre temporanee, una sala conferenze, perché il problema fondamentale, io credo, che si deve porre oggi negli investimenti che in quantità stanno arrivando, è che non ci si deve fermare al recupero, alla funzionalizzazione, si deve già programmare in modo questo tipo di insediamenti possa essere sostenuto in futuro, ci sia quindi la sostenibilità economica e quindi perché il restauro in totale ha un periodo di validità, ma se parlo voce semplice non mi si sente, no? No, vabbè, io dicevo. E dicevo questo, la sostenibilità, perché per l'esperienza personale che io ho avuto anche nella gestione dei siti culturali. Grazie. No, dagli quello, ora tenete il microfono che funziona. Il problema fondamentale è la manutenzione, perché la manutenzione di un immobile dopo che il piacere è stato non è che può aspettare i tempi delle ricerche, dei finanziamenti che di volta in volta nei bilanci comunali o regionali sono sempre ritardati, perché nel frattempo la mancanza di manutenzione aggrava le condizioni di conservazione del monumento e vanifica molto spesso, dopo anche pochi anni, quello che si è recuperato attraverso il restauro. E quindi è importante che ci sia già una visione di come questi monumenti, questi siti, possono sostenersi attraverso degli introiti che siano fissi, che siano stabili, che, di cui si abbia contezza annualmente, in modo che chi gestisce, chi ha il potere, diciamo, e la gestione di questi immobili ha la possibilità di mantenere le manutenzioni di tutto quello che di cui si ha necessità,
che sono gli indomaci, che sono i vecchi, che sono gli indianti. E quindi da questo punto di vista bisogna saperlo già prima come si potrà gestire. E allora attraverso gli affinamenti di servizi esterni, una percentuale degli introiti di questi servizi esterni gestiti da privati può essere già canalizzata in un fondo che può poi consentire all'amministrazione comunale di poter contare su dei soldi fissi che permettono la corretta manutenzione. Perché certo il museo si deve sapere presentare in condizioni di ritorno. In questo momento noi stiamo cercando di lavorare alla riapertura tenendo conto delle problematiche ancora. E questo è un problema che si è posto alla Regione e che si sta ponendo in maniera assolutamente, in questo momento costante, l'amministrazione comunale. Perché dopo un periodo di lunga chiusura occorre che quello che viene proposto sia assolutamente conforme alle direttive della funzione dei beni culturali in situazione anche Covid. Quindi da questo punto di vista le problematiche non sono singole, sono tante ed è bene sapere vedere in prospettiva. Il progetto speciale che viene considerato e inserito nella vostra pianificazione urbanistica prevede proprio questo, che ci sia un progetto unitario di conversione e riutilizzo delle parti significative del patrimonio produttivo storico in attrezzature culturali e del tempo libero. Pensate alla potenzialità dell'acquisizione del teatro del Mino Buffaro e delle aree esterne, che possono essere assolutamente straordinarie, essendo edifici cui la possibilità anche di trasformazione interna possono consentire delle destinazioni di uso compatibili anche con varie funzioni, non solo quelle di ampliamento del museo concluso. L'eliminazione di tutte quelle parti del sistema produttivo dismesso che costituiscono detrazione dell'immagine storico-culturale e identitaria dell'area, e da poi le due cose fondamentali che ho trovato assolutamente interessanti, su cui bisognerebbe immediatamente operare, la definizione di percorsi ciclopedonali a distinzione fra questi e i percorsi carrabili, perché come dicevo si deve poter andare in sicurezza, la localizzazione di un'area attrezzata per il bike sharing, e questa è immediata nel parcheggio della stazione ferroviaria. E andando avanti, allora dicevo che il punto di partenza dovrebbe essere il lato perché è quello immediatamente raggiungibile dalla stazione, e da lì si può poi proseguire verso gli altri edifici Villa, che attualmente ospita la biblioteca comunale e che sta recuperando gli spazi della salita di assegnazione all'università e che quindi permetterà nel piano mobile di creare un percorso museale assolutamente straordinario. E qui appunto immagini del vivo alla stazione, quindi questo è il retro della villa, del complesso monumentale di Camurò. Velocemente qui questo è il parcheggio che permette quindi immediatamente sia a chi arriva da Palermo o da Palermo, ma arrivare anche da Messina a questo punto, perché per fortuna è l'unica rete ferroviaria da Palermo Messina che funziona in Sicilia in questo momento, che ha una frequenza tale che ce lo consente. È un'immagine d'insieme che ci permette di vedere come è a cavallo tra le due strade, quella storica della vecchia strada che abbiamo visto addirittura nelle immagini del Settecento e quella rinforzante con la ferrovia che permette appunto la raggiungibilità di questo immobile rispetto a tutto il circondario del territorio della provincia. E qui abbiamo immagini sempre dei laboratori del Dipartimento di Architettura in cui viene valorizzato il complesso monumentale che attraverso il punto e anche il miglior accurato può consentire di individuare delle ipotesi di valorizzazione e funzionalizzazione. Qui si ipotizza la possibilità di utilizzare le sale del piano mobile per l'esposizione della collezione di manifesto cinematografico che attualmente è in uno dei corpi bassi di Villa Cattolica, che non costituisce un luogo assolutamente totalmente idoneo, diciamo, per la conservazione del materiale del calcio, e che qui al piano mobile potrebbe trovare uno spazio assolutamente coerente dal punto di vista anche delle munizioni idrometriche. San Catato è l'altro edificio che da Villa Cutò è facilmente raggiungibile dalla stessa strada e che permette appunto la funzione e del complesso monumentale architettonico, ma soprattutto del straordinario giardino storico che è la proprietà della provincia regionale, anche grazie alla concessione di uso, in questo momento è detenuto dal Comune di Palermo che lo ha affrettato. E su
stesso edificio, sempre in collaborazione con l'Ateneo Statuto e con grazie anche agli allievi e agli studi che gli allievi dei corsi del Dipartimento di Architettura hanno sviluppato, abbiamo proposto e stiamo lavorando a una proposta già praticamente esecutiva che permette di raggiungere con l'abbattimento delle barriere in alto si vede la rampa di accesso, di superare il livello dei gradini in modo che ci sia una accessibilità alle sale di piano piazzato che sono attualmente e che possono essere utilizzate speculari alla lato della cappella. Villa Cattolica per me è il ricordo di tanti anni fa, perché io ho lavorato al cantiere di recupero di Villa Cattolica negli anni 90. L'immagine a sinistra è tratta dai volumi di Margherita De Simone che negli anni 60 hanno raccolto attraverso tanti rilievi un po' il campionario, hanno fatto vedere il licenziamento di tutte le ville della piana di Palermo e di Bagheria. E già si individua questo nucleo con il corpo principale della villa e i corpi bassi. Immagini dell'epoca in cui si vede che però lo spazio esterno al corpo principale era frammentato tra varie proprietà con recinzioni private e l'utilizzazione anche della vegetazione che era assolutamente diversa da quella che noi oggi vediamo. Cambiano anche un po' le quote esterne. Immagine d'epoca a sinistra e in alto alle varie fasi in cui si vede come comunque la villa era in condizioni integrate di abbandono. Io ricordo che i primi interventi sui corpi bassi sono stati di grande consistenza perché i tempi erano totalmente ormai andati e bisognava fare il rifacimento. Così come gli interventi sugli esterni hanno permesso di ridisegnare il parco, il giardino esterno, che costituisce già di per sé un luogo interessante, per cui bisognerebbe valutare anche nell'accessibilità a questo luogo la possibilità di fare fruire non solo necessariamente con un biglietto unico della conversione, ci può essere anche soltanto stare all'aperto e godersi la distribuzione degli spazi all'esterno, che è uno spazio già talmente godibile di per sé che bisogna studiare e graduare anche le modalità di accesso, non solo, ma il vantaggio fondamentale di questo contesto è che proprio i corpi bassi possono permettere una utilizzazione differenziata con le destinazioni d'uso ad hoc, possiamo benissimo avere anche degli accessi esterni, come è stato già fatto con l'acquisizione della proprietà Cancilla, lo sarà ancora di più se si riuscirà ad acquisire anche il bambino buffato. Questa è una pianta che risale appunto al cantiere che è finanziato dal Dipartimento dei Beni Culturali, lo devo ricordare, per alcuni anni abbiamo lavorato sia sui corpi bassi, sia stato finanziato l'intervento al comune per il rifacimento della copertura del corpo principale e vari interventi alla spicciolata hanno via via potenziato il sistema museale nel suo complesso, fino ad arrivare diciamo ai nostri giorni in cui effettivamente ora è già necessario intervenire con delle manutenzioni e su questo stiamo cercando di lavorare nella preparazione di perizie che possano essere esecutive, che possano intercettare i fondi disponibili in questo momento in abbondanza. Immagini che ci danno l'idea del rapporto per il complesso museale anche con l'esterno, con il paesaggio, con Palermo, perché c'è sempre la possibilità, è rimasto questa godibilità rispetto al contesto paesaggistico circostante, di poter godere della visione del golfo di cui abbiamo parlato all'inizio, che era stata scelta a suo tempo dagli Franci Porte. Immagine insieme, in cui io credo e vedo con facilità la possibilità di creare in questo asse abbastanza grande una pista che sia protetta, che possa essere per i ciclisti e per i pedoni e che possa permettere quindi di raggiungere l'ingresso a questo complesso monumentale senza correre i rischi di essere investito. Le ipotesi di arrivare a Villa Cattolica dalla strada intercettando un sottopassi o altro l'incrocio, come si chiama, Santeria, la trovo più incongruente rispetto alla storia di questo percorso che invece abbiamo visto legava le tre ville complessivamente, per cui ecco perché vedo di più e insisto sulla
la possibilità futura da parte dell'amministrazione comunale di trovare, come peraltro ha già scelto nella sua pianificazione urbanistica, la possibilità di un percorso unico privilegiato da questo punto di vista. Immagini degli interni delle sale espositive che chiaramente danno maggiore spazio alle opere di Guttuso, non a caso che è il Museo Guttuso, e mi piace voler sottolineare che questo museo rientra fra i musei individuati dal Sistema Museale Nazionale. Questa è una scheda che ho scaricato dal sito del Ministero della Cultura, che appunto identifica questo museo e i responsabili attuali con le immagini, diciamo, e quindi la possibilità da chiunque in Italia, se si vuole collegare, diciamo, a questo sito, di poter ricavare gli elementi essenziali per l'accesso. E sotto questo aspetto io vorrei pure ricordare che il Ministero dei Beni Culturali nel 2018 ha lavorato a una indicazione specifica di quelli che devono essere gli standard minimi di qualità per i musei e i luoghi della cultura, e su questo è importante anche lavorare, perché occorrerà che si verifichi che il Museo Guttuso possiede tutti questi requisiti minimi, dall'organizzazione, dall'identificazione delle collezioni in maniera precisa e dall'attività dei servizi che devono essere erogati, diciamo, che possono essere di varia natura e che sono quelli che possono permettere anche di creare e diffondere delle attività per i giovani. Lo fanno ormai tutti. Io penso che bisogna trovare in questo momento anche come riferimento, l'ho detto, nelle curie. Le curie arcivescovili della regione siciliana stanno investendo molto sui loro beni culturali e sulla possibilità di affidare la visita a questi luoghi a delle associazioni di giovani che si documentano e che sono preparati per poter accompagnare le visite sotto questo aspetto. Io ho recentemente inaugurato un piccolo tesoro della chiesa madre di Corleone, dove già è stata individuata un'associazione di giovani che potrà accompagnare le visite a questo tesoro, voluto dal parroco a sue spese, per cui le iniziative non sono e non devono essere necessariamente soltanto dell'ente pubblico, ma si deve tentare di trovare e coinvolgere anche i privati in modo tale che si diffonda questa iniziativa. Un esempio per tutti: Palermo, credo che l'assessore lo può ricordare, Santa Caterina, io credo che sia l'esempio più eclatante di come un'iniziativa di cooperative sociali sia riuscita a trasformare una chiesa di un monastero di clausura in un luogo che è diventato il cuore delle attività culturali della città, un po' per la localizzazione, un po' per la capacità appunto di sviluppare attività anche economiche, come il problema della lonceria, la valorizzazione attraverso delle mostre, che è diventato un nucleo importante che permette a tanti giovani intanto anche di lavorare. Quindi questo rapporto lo dobbiamo assolutamente incentivare e io credo che ci siano per la via tutte le premesse. Passo nuovamente la parola a Rosanna, che tiene molto a identificare questi altri percorsi che da lì la cattolica si possono sviluppare. Un secondo solo perché la dottoressa Faraoni deve scappare, che ha degli impegni istituzionali, e quindi volevamo salutarla, ringraziarla per la partecipazione, ed è l'avvio di un percorso ulteriormente condiviso. Grazie, assolutamente grazie. Ridiamo la parola al professore Scaduto. Sì, chiaramente la cattolica si lega a questo posto, è una proposta chiaramente che si fa. La casa natale di Renato Guttuso è in corso Umberto 256, e quindi io credo che sia questo il momento affinché la casa natale dove è nato il nostro concittadino diventi patrimonio della città, si leghi al Museo Guttuso. Qui è stata proposta in questa tesi un itinerario che da Villa Cattolica arriva a Palazzo Butera, perché se a Villa Cattolica c'è il luogo dove addirittura c'è il corpo, privilegio assoluto per un artista avere il suo corpo e i suoi resti nel luogo stesso dove è esposta la sua arte, poi
in alto, subito dopo Villa Cattolica, la casa natale, l'altra casa dove lui è andato ad abitare a 12 anni in via Generale Diaz, dove con la dottoressa Locascio, la proprietaria Pezza Contuso, nel tempo, per 100 anni dalla nascita, è stata collocata una lapide dove lui ha abitato e dove ha avuto il suo primo studio di pittura, fino ad arrivare a Palazzo Butera, dove sono esposte le prime opere di Renato Contuso, diciottenne, realizzate probabilmente la madre, ma anche lui stesso frequentava sicuramente, probabilmente, questi luoghi. Andiamo avanti, la casa, l'idea è che ecco, la casa la conoscete tutti, è questa dove c'è adesso l'apparecchio così, il cavolo è già fatto, però l'idea è che sia secondo me è troppo, troppo lunga. Sì, poi lo dico lo spazio perché forse c'è un interesse. Perché la vocazione principale di Magheria è artistico-culturale. Ma ci combinò pure il cinema, perché io l'avrei voluto di più. E quindi molto può ruotare. Sì, molto può ruotare, anche perché sono molti di questi progetti già finanziati. Bisogna completarli e inserire e connetterli al territorio. Connetterli sulla strada della che è quello che fino ora non hai fatto. Quindi il valore è connettere inclusione con... Certo, sono ora io darò qualche dato probabilmente a due minuti solamente perché va ricondotto alla prima di... e poi chiudiamo. È bellissimo, mi piace, però è un po' diventura distrattivo per gli altri, immagino. Le immagini, le fotografie di Renato Contuso Picco, ma anche perché no? Ma io non ho detto la faccia della parola, non so parlare, ma il Rizzoli qui ha dato un pulso allucinante. Esistono disegni che hanno i numeri più alti di Bologna, ma quanto pare forse vogliono, vanno via. Ma anche c'è un problema con la regione come al solito. Ma comunque, anche i numeri più alti di Bologna. C'è un salone. C'è scritto come potevano essere il salone di casa. No, a quanto pare loro forse non le condizioni non sono. Non dobbiamo commettere queste errori. Ma tu lo sai perché c'è tua figlia pure. Parli con cognizione di causa. Ma d'altronde vedete, la sera questa elementi sono bellissimi. È la struttura eccellenza, l'ha fatto bene. Avanti, Villa Malagonia. Qui a Villa Malagonia possiamo andare avanti. L'idea qual è? Ad oggi i corpi bassi di Villa Malagonia non hanno un vincolo monumentale. Dal 1993 hanno un vincolo paesaggistico. Purtroppo i mostri non sono censiti. Martino Grasso ci ha spiegato con un bellissimo libro sui viaggiatori, eccetera, eccetera. Ci sono numeri. Chi dice 62 statue, chi dice 30, chi dice... Noi li abbiamo censiti, continuiamo a studiare e effettivamente il patrimonio dell'apparato scultoreo è somma più di 160 pezzi. E questo è importante, capire quanti sono successi dei furti, eccetera, eccetera. Allora il tema del... possiamo andare avanti? Parliamo di una amministrazione. L'apparato scultoreo. Centro. Il comune di Bagheria possiede due ambienti che sono facenti parte dei corpi bassi di Villa Malagonia. Allora il comune di Bagheria è il maggiore proprietario di Villa. Per esempio, sono e quindi l'amministrazione deve dare l'esempio, deve dare quegli strumenti anche ai privati, deve suggerire strategie anche ai privati per la conservazione, la fruizione, la valorizzazione. Allora, il comune di Bagheria può, secondo me, incidere sulla progettazione e sull'intervento di restauro su quei mostri che incidono sulla sua proprietà. Sì, è previsto, ma deve farlo fattivamente. Questo sono più di 20 anni fa, con l'arco della Santissima Trinità. Ecco, può il comune dare l'esempio e quindi, secondo me, i privati non possono
delle, queste, queste indicazioni. Grazie, grazie. Abbiamo avuto, diciamo, anche il senso della nascita di Bagheria, perché poi molte cose io onestamente non le conoscevo e magari molte persone non le conoscono, e tra l'altro abbiamo tirato fuori la vocazione, la reale vocazione di Bagheria, sulla dimensione artistico-culturale, che è spaventosa, si può fare tantissimo, ma già si sta facendo. Io prima di chiudere la sessione di lavoro mattutina volevo dare anche qualche cifra, perché si parla giustamente di necessità di investimenti economici, però non sappiamo a cosa facciamo riferimento. Allora, si è parlato tantissimo di PNRR. Il PNRR sostanzialmente, che prevede 209 miliardi per l'Italia, è diviso in tre fondi: FESR, FSE e REACT-EU. Al momento, entro il 2023, lo Stato deve spendere le somme del REACT-EU, che sono ingenti. In Sicilia vedranno un impegno economico nelle tre aree metropolitane di circa 72 milioni e 50 mila euro ciascuna. Significa che l'area metropolitana di Palermo, quella di Catania e quella di Messina dovranno programmare ieri, non domani, ieri, le risorse da spendere e certificare spesa entro il 2023. Il primo intervento, quindi i tavoli di programmazione, ragioneranno anche in merito a una programmazione reale, concreta e veloce. Si parlava di grandi risorse, il FESR, che poi è quella che si occupa, diciamo, di infrastrutturazione, il Fondo di Sviluppo Regionale. La Regione Siciliana, per ogni programmazione, l'ultima in essere, la 14-20, ha ricevuto circa 5 miliardi di euro sul FESR. Spesso sentite dire che le somme vanno perse. In realtà, diciamo, la Sicilia non ha mai perso somme in tal senso, però le ha utilizzate male. Questa è una considerazione da tecnico, sono un tecnico, sono stato nel comitato di sorveglianza delle risorse e so che a scadere della programmazione spesso le direzioni generali della Regione Siciliana sono costrette a prendere progetti dai cassetti, chiamati progetti sponda, e inserirli nella programmazione attuale per raggiungere gli obiettivi della certificazione. Sono progetti che non andranno mai sviluppati. Il cambio di tendenza nella nuova programmazione 21-27, noi vogliamo darlo in maniera significativa, è quello di progettare in tempo utile interventi che poi verranno realmente realizzati, quindi spendere queste ingenti risorse che scaturiranno dal PNRR, dalla programmazione in essere, dal POM Metro 21-27, che oggi vede nel periodo del settennio 14-20 circa 500 milioni di euro, l'ingegnere Emolo sicuramente mi può dare conferma, insieme all'agenda urbana, per la provincia regionale di Palermo. Parliamo di cifre importanti. Allora, le somme ci sono, la volontà di fare c'è, l'autoreferenzialità delle imprese e degli stakeholders che fino a ieri ragionavano a compartimenti stagni, oggi, visto il periodo particolare, ci impone di stare insieme. Lanciamo questo momento nuovo di concertazione che prenderà spunto e partirà oggi pomeriggio dall'insediamento dei tre tavoli tematici permanenti che l'amministrazione comunale ha deciso di avviare in maniera permanente. Redigiamo questo libro bianco e sediamoci ai tavoli, come già facciamo, di programmazione importanti per definire il nostro futuro, ma il futuro di tutta l'area metropolitana, dando spunto e creando delle best practices da poter rilanciare sul territorio regionale e nazionale. Io volevo fare un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti, alle forze dell'ordine che hanno partecipato in maniera copiosa, a tutti i partecipanti e alle istituzioni che hanno partecipato, e non ci stiamo salutando, ci stiamo solamente fermando qualche minuto per mangiare qualcosa, no? Sindaco, per mangiare qualcosa, per poter rifocillarci e riprendere i lavori nei tavoli. Do un dato importante: sono tre tavoli che poi sono in linea un po' con la programmazione prossima 21-27. Abbiamo ricevuto un'infinità di richieste di operatori, di stakeholder, di imprese che hanno la volontà di sedersi attorno al tavolo e condividere un processo comune, pubblico o privato, al servizio del territorio. Grazie a tutti e ci vediamo più tardi.